scusate per il casino, ma fa caldo, devo tenere le finestre aperte, se no muoio. E qua sotto la strada, quindi anyway. Come avrete visto dal titolo, questo è un nuovo video collaborazione, tanto per cambiare. Però è un video in collaborazione un po' speciale, perché questo è il secondo video collaborazione creato da me. Da me, dal mio gruppo, cioè nel senso non è stato creato da me, però io l'ho proposto sul mio gruppo. Vi ricordo che nel gruppo Temerari Black e collaborazioni creiamo sempre un sacco di collaborazioni con bellissime, stupende, magnifiche ragazze. Ci divertiamo tanto, ci sponsorizziamo a vicenda, siamo un bel gruppo. Io ringrazio tantissimo le ragazze che ci sono dentro perché sono meravigliose. Non lo so, io adoro il mio gruppo, cioè mio, nostro. Io adoro il nostro gruppo e non lo so, è fantastico. Per questa collaborazione abbiamo deciso di fare il tag test o croce, anche perché fa caldo e fare un video tutorial di make-up era improponibile, cioè ci saremmo sciolte. E quindi abbiamo optato per il video tag, però un video tag che facesse un pochino ridere voi, noi, tutte quante. E abbiamo deciso il tag testa o croce. Allora, in cosa consiste questo video tag? Allora, per fare questo tag ci serve una monetina. Dobbiamo lanciare la moneta e a seconda di quello che esce dobbiamo fare un'azione o mostrare delle cose. Adesso poi vi farò vedere. Allora, io per la testa ho deciso di utilizzare la parte, questi sono 20 centesimi appunto, dove c'è scritto 20 centesimi, invece per la croce questa figura antropomorfa strana, cioè non lo so. Sono ignorante in materia. Ma bando alle ciance, iniziamo subito con le domande. Prima domanda: se esce testa, usa un rossetto rosso come un blush? Croce, qual è il tuo blush preferito? Ok, sì, io ci provo, non so lanciare assolutamente le monete, però ci provo. Oddio. E ovviamente è uscita testa, non so se la vedete, comunque è uscita la parte dei 20 centesimi. E quindi devo usare un rossetto rosso come blush. Allora, io ce l'ho qua. Allora, io ho scelto questo dell'Eufydra, non mi ricordo il numero, però della linea classica, il rosso aranciato. E quindi uso il rossetto rosso come blush. Ok, ora lo sfumo, perché ovviamente è un blush in crema, quindi devo sfumare. Sfumiamolo verso le tempie, perché ragazze, se dobbiamo fare una cosa la facciamo bene, cioè. Sì, Heidi mi fa una pippa. Ok, proseguiamo che è meglio. Seconda domanda: se esce testa, crea una palma sulla testa. Croce, qual è il tuo prodotto preferito per capelli? Riproviamo a lanciare la monetina senza far danni. Ok, è uscita testa, la parte dei 20 centesimi. Ma mi sembra giusto, insomma, cioè. Allora, io qua il mio elastico blu e una palma sulla testa. Io non so bene come fare. Ok, eccomi tornata con la mia palma. Confesso, ho guardato gli altri video su YouTube perché io non sapevo bene cosa potesse significare fare una palma sulla testa, però eccomi. Sempre più figa, ok, proseguiamo. Terza domanda: se esce testa, usa il correttore come se fosse un rossetto. Croce, qual è il tuo rossetto preferito? Ok, ci provo. No, questa prova non mi è riuscita. Vi giuro, è uscita testa. Quindi devo usare un correttore come se fosse un rossetto. Allora, io ho scelto questo correttore qua, di Bottega Verde, la colorazione avorio, perché ovviamente è molto, molto bella. E quindi io proseguo nel
nell'applicazione. Che dire, ragazze? Che dire? Lascio a voi i commenti. Ecco, facciamo un gioco. Scrivetemi nei commenti un aggettivo per descrivere tutto questo. Io attendo i vostri commenti, mi raccomando. Quarta domanda. Se esce testa, hai la possibilità di essere abbronzato oggi. Che culo, dico io. Usa la tua terra come se fosse la Cipria. Ok. Invece, se esce croce, qual è la vostra terra preferita per la carnagione? Oddio. E naturalmente è uscito il 20 centesimi, quindi devo utilizzare una terra come se fosse una cipria. Mi sono anche munita di pennello angolato per stenderla meglio e io ho deciso di usare questa terra della palettina di pupa distrutta e quindi prelevo la terra, che tra l'altro io ho scelto una terra calda che mi sta tendenzialmente male, quindi proseguiamo, andiamo anche sopra il flash, vabbè, andiamo. Oh mio Dio, ragazze, dico solo oh mio Dio. E tra l'altro, per chi mi segue anche da poco, cioè nel senso, non è che io abbia fatto mille e mille video, però chi mi segue da un po' sa che io odio l'abbronzatura su di me, cioè io amo il mio pallore mortale. Ecco, e quindi questo per me è abbastanza traumatico, sappiatelo. L'altro, manco da dire che sono stata obbligata, cioè l'ho inditto io questo tag, cioè questa collaborazione fatta a tavola, quindi non mi posso manco lamentare, capite? Sono un'idiota. No, vabbè, a parte gli scherzi mi sto divertendo. E tra l'altro voglio abbondare perché se dobbiamo fare una cosa, la dobbiamo fare bene, cioè. Voglio. Oh, meno male, eccoci, finalmente il colorito. Ah, meno male, meno male. Sembro tipo una di quelle tamarre che si fa la lampada solamente in faccia. Anzi no, sapete chi sembro? Carlo Conti. Credo sia lui, no? Sì, mi sembra di sì. Io non seguo molto la TV italiana. Ok, sì, sono abbastanza soddisfatta della mia abbronzatura. Vedete, cosa serve il mare? Cosa servono le vacanze se esiste una terra così aranciata? Quinta domanda. Se esce testa, riempite le sopracciglia con la matita per le labbra di vostra scelta. Se esce croce, la tua matita per sopracciglia preferita. Allora, con questa nuance molto seria, tiro la moneta. È andata lì e ovviamente è uscita testa, quindi, cioè, rendiamoci ancora più ridicole. Allora, io ho scelto questa matita fucsia, perché è fucsia, è di Quando è una marca che si trova al Total, la numero 01, e quindi adesso andrò a riempire le mie sopracciglia. Allora, semi. Mamma mia, che gnocca, che gnocca, signore. Ma soprattutto sì. Però sapete una cosa?
avessi i capelli fucsia non sarebbe nemmeno male come matita per sopracciglia. Anche perché come matita labbra questa qua è terribile, perché è piuttosto dura. Invece per le sopracciglia noto che, cioè, è persino buona. Ma ragazze, quando mi decolorerò i capelli e tenterò di diventare pelata cercando di avere i capelli fucsia di questo colore. Tra l'altro l'ho fatta anche a merda, perché ovviamente le ho ispessite tantissimo, ma cioè, ovviamente rendiamoci sempre pignocche. Sesta domanda: se esce testa, utilizzo l'eyeliner come matita labbra, se esce croce, qual è il vostro eyeliner preferito? Io non ci spero manco più, a dire il vero. Secondo voi cosa sarà mai uscito? Quindi, eyeliner, io ho scelto questo di Essence, il liquid eyeliner, questo qua, quello fatto a uovo più o meno. Settima ed ultima domanda: fatti una foto e inseriscila come immagine in miniatura. Ok, sì, va bene. Il video è terminato. Io con questa faccia molto sexy adesso sicuramente uscirò, cioè andrò a fare strage di cuori in giro per la città. Ringrazio tantissimo le ragazze che hanno partecipato. Non vedo l'ora di vedere se anche loro hanno avuto così tanta sfiga come la sottoscritta. Spero di no, ragazze, per voi. Io vi rimando ai video delle altre partecipanti, vi ricordo che sempre qua sotto trovate la lista con tutti i nomi dei canali delle partecipanti con relativi link ai video. Iscrivetevi al mio gruppo, vi lascio il link sempre qua sotto per magari poter partecipare a nuove collaborazioni. Vi prometto che non saranno sempre così distruttive. Bene, il video è finito, io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo.